questa serata di European Championship, il match della giornata, G2 contro Vitality. Parole dure tra i due team. G2 che vogliono portare a casa la vittoria, ma non solo, vogliono dimostrare di non essere qui per trollare, parole loro, non sto insultando il team. Dall'altro lato invece i Vitality continuano a considerare attualmente la situazione come siamo il miglior team in Europa, ma ci sono i G2. Il che significa che per loro vincere contro i G2 potrebbe significare un boost al morale a dir poco enorme. Parlando di boost al morale, di sicuro la vittoria in 21 minuti dopo il ritorno di Jizuke per loro fa molto. Ma signore e signori, bando alle ciance, ciancio alle bande, entriamo nella selezione campioni, l'ultima di questa serata di European Championship. L'ottava settimana si conclude qui, la prossima sarà quella che chiude la stagione regolare di European Championship, determinerà tutta la classifica. E ora vediamo un po' cosa sceglieranno di giocare questi grandi giocatori. Sono Vitality pronto. Contro G2. Sono pronto. Anche perché ogni corsia diventa un vero e proprio riflettore a sé stante. Corsia superiore, il Kaboshard che abbiamo visto ieri fare 1 contro 5 con Olaf e ucciderne 2. Oggi andrà ad affrontare Wunder, uno dei top laner più solidi del panorama europeo. Bannato Karthus, bannato Jayce. Mi aspetto un ban, ecco, stavo dicendo Irelia e anche Lucian a questo punto. Draven. LeBlanc bannato da parte di G2, molto rispetto nei confronti di Jizuke. Tendenzialmente i G2 odiano giocare contro Draven, quindi il prossimo ban potrebbe essere proprio quello. Qualora dovessero bannare Draven, Jizuke potrebbe andare a lockare il suo echo in una fase iniziale. Possibile, vedremo un po' probabile un ban di Galio da parte dei Vitality. Di Nico. Niente Nico. Non vogliono il trade. Non solo, entrambi i team sanno giocarla bene. Kaboshar sa giocarla, Jizuke sa giocarla, Attila sa giocarla. Wunder, Caps e Perks uguale, stesso discorso. Draven bannato! Te l'ho detto, era... E che i G2 odiano quel campione. Il loro macro intorno a Draven è sempre un... Se manchiamo di rispetto a Draven, Draven ci mangia, ma hai lasciato disponibile Lucian. Con cosa stai rispondendo? Ryze come primo lock per toglierlo dalle mani di Jizuke e Galio in seconda rotazione, ma questo lascia Brom di fianco a Lucian in corsia inferiore. E i Vitality vogliono quella coppia di campioni. A questo punto sì, hai una lane aggressiva sulla corsia inferiore e ora devi provare a rispondere su quello che è questo Ryze. Jizuke, conoscendo questo campione come se fosse il palmo della sua mano, Jarvan, direi che... Va bene, devi toglierlo dalla combinazione con Galio. E ti dicevo, bannata LeBlanc, Jizuke potrebbe andare per il suo echo in prima rotazione. Jizuke sta allenando tantissimo Katarina nell'ultimo periodo. Non so se andrà a... Ok, Lissandra. Da parte di Jizuke vedere giocare Lissandra è molto strano. Per un attimo ho avuto un po' di pelle d'oca nel vedere quei campioni. Jizuke sta allenando tantissimo Katarina nell'ultimo periodo, ma va detto che Katarina in solo queue è un campione molto forte per la mid lane. In competitivo è troppo semplice giocarci intorno e quindi la vediamo Galio contro. La vediamo più per la scalata che per altro. Perks va per Kalista. Abbiamo Kalista Galio per la corsia inferiore dei G2. Primo ban su Alistar. Mi aspetto un secondo ban nei confronti di Jektrol. Cosa rimuovi? Brom o Tahm Kench? Brom, assolutamente. Ma è Jektrol? Ok, e Jektrol su Tahm Kench ti vince una partita da solo o te la perde una partita da solo? Vero. Quindi glielo concedi, perché quel pick che ne vale la pena sacrificarlo, nel senso... Dici, puoi selezionarlo? Vediamo come lo giochi. Syndra rimossa. Quindi Jizuke vuole giocare una corsia tranquilla, non vuole dare a Caps le risorse necessarie per lo snowball contro di lui, non vuole dargli un bullo da corsia. Non vuoi dare a un giocatore meccanicamente capace come Caps un bullo da corsia. Adesso ti giocano Lissandra top lane, Jarvan in giungla e Jizuke gioca qualcos'altro in corsia centrale. Ci ho pensato, ti giuro ci ho pensato, perché la draft dei Vitality attualmente sembra un po' troppo standard se consideri che questa è una partita così importante da vincere per loro. Per i loro standard, esatto, esatto. Brom bannato come preventivato. Te l'avevo detto, sì, preferisci sì, sì. Lasciare Tahm Kench di fianco a Lucian, sì. Però perché bannare Syndra? Syndra riesce a gestirla con Lissandra, anzi... Dipende, in realtà non tantissimo se consideri quanto facile sia il gank setup da parte di Syndra nei confronti di Lissandra. Bandi Renekton. D'accordo. Bandi Renekton mi fa pensare al fatto che Kaboshard voglia giocare Jarvan, perché altrimenti potevi lasciare Renekton a Wunder e tornare a giocare Olaf. Vero, possibile. Adesso andrà la selezione in mano G2. Elise open. Jankos... Oh. Lissin addirittura. La Elise AD, con meno zampe e meno occhi. Beh, una volta era Lissin.
Elise la Lissina P, quindi sì, dipende da che punto di vista la vedi. Adesso vediamo i Vitality, ultime due selezioni dalla loro parte, quindi il counter pick rimane nelle mani G2, ricordiamo il lato rosso della mappa ti dà questo vantaggio. E lasciano Ryze come flex pick, quindi potrebbero andare a counter piccare o sulla corsia centrale o su quella superiore. Rek'Sai per la giungla da parte dei Vitality, così sembrerebbe almeno. Te l'ho detto, il ban di Renekton mi faceva pensare proprio a Jarvan top lane, perché altrimenti avresti giocato tranquillamente altro, non serviva a bannarlo. Sì. Buono Rek'Sai, mi piace molto come Mowgli ha giocato quel campione e soprattutto mi piace intanto counter pick sul supporto da parte dei Vitality. Questo è counter pick, ultimo pick, perché il counter pick comunque spetta ai G2. Stanno pensando se prendere effettivamente Tahm Kench o andare su qualcosa di più aggressivo. Potresti prendere Thresh, è disponibile. Trundle support. Quello è bellissimo contro Galio. È molto bello, ecco, dicevamo draft standard. Bentornato Trundle in competitivo. Allora, Trundle è stato buffato volta dopo volta nelle ultime patch. Però è più il Trundle da corsia o da giungla che è stato buffato. Quello è Trundle support. E arriva Camille per Wunder. Oh pur mamma di, pur di andare a gestire quel Jarvan in corsia superiore, va per Camille. Bella idea, il Cataclisma ti dà anche un muro gratuito per stunare Jarvan. Già. Questo mi piace molto da parte dei G2, vanno iper aggressivi e Camille in corsia superiore è sempre difficile da gestire. Per un attimo ho avuto paura che Aboshard volesse giocare Rek'Sai in corsia superiore. Non succederà, per fortuna. Sì, aspetta il 20° secondo per dirlo. Abbiamo Trundle support, che è un ottimo assist, perché dovessero perderla per colpa del pick in questione, possiamo tranquillamente dire che l'ha trollata e non sarebbe un insulto. E per il resto, Trundle perché è molto intelligente nei confronti dei G2? Sei contro potenzialmente due scosse di assestamento. Ricordiamo che il sottometti di Trundle va a rimuovere le resistenze nel momento in cui viene attivato. Questo che cosa significa? Che con il sottometti tu puoi bypassare le resistenze bonus ottenute dalla scossa di assestamento. Vero, vero. Vedremo come verrà sfruttato effettivamente, perché è una di quelle laning phase pericolose. Basta il timing errato su una singola spell e tutto va a farsi benedire. Però la pressione strutturale che un Trundle support offre è enorme. Adesso, signore e signori, stiamo per entrare sulla landa degli evocatori per quello che è l'ultimo match di questa serata di European Championship. Vitality contro G2, sono così vicini l'uno all'altro. Se i Vitality vincono, manca solo un punto per raggiungere i G2. E considerato la loro performance recente, potrebbe essere possibile. Vedremo, vedremo, signore e signori. Il pubblico è lì. Il silenzio più totale. Sono tutti emozionatissimi. E si entra sulla landa degli evocatori. Il match della giornata richiede una ripresa speciale, quindi panoramica sulla landa. Vitality lato blu, G2 lato rosso. Per il match della giornata siamo sulla landa degli evocatori e la parola passa a voi. Hashtag VITWin contro hashtag G2Win. Ma sappiamo che molti di voi sono qui solo per spammare sfogliatelle. E adesso vedremo un po' come andranno a gestirsela tutta la situazione entrambi i team. Sono troppo curioso di capire che cosa possono fare questi Vitality con Jektrol su Trundle support, con la scossa di assestamento oltretutto, anche lui. Sì, perché comunque può applicarla con il pilastro. Quel piccolo knockback basta per la scossa di assestamento. Pausa. E abbiamo una pausa, signore e signori. Tantissima violenza nelle fasi iniziali di partita. No, a quanto pare è Jizuke che ha chiamato una pausa. Ok, stiamo aspettando di sapere anche i motivi associati. Hai notato che Jizuke chiama pausa in tutte le partite in cui c'è l'arbitro dai capelli rosa dietro di lui? È proprio lui a chiamare la pausa ogni volta. Curioso, curioso. Secondo me c'è uno schema. Secondo me c'è uno schema. Qui la barca salpa. No, scherzi a parte. Stiamo aspettando notizie da parte della Riot su quello che è stato il motivo che ha portato Jizuke alla pausa. Ma considerando che è lì che con un fazzoletto sta asciugando il suo mouse, immagino che sia stato proprio un problema strutturale, definiamolo così. Cioè ha versato dell'acqua sul suo mouse. Sì, letteralmente. E stanno controllando se il mouse funziona ancora o meno. A breve sapremo effettivamente se rientreranno in tempi brevi in partita o dovranno sostituire la periferica. Non penso che andranno a fare no, tutto infatti. Ciò. E infatti rientriamo subito sulla landa degli evocatori. Ok.
vediamo le posizioni iniziali, vediamo come vanno a impostare la visione nei primi momenti, perché quello è molto importante. Quando ti trovi con due jungler come Rek'Sai e Lee Sin, i primi momenti a livello di visione sono quelli che cambiano tutto. Oh, ok, piazzato. Oh no, riesco a rimuoverlo per un istante. Però abbiamo visto come Jekter lo tiene nascosto di assestamento. Sposta l'avversario con il pilastro. Che è inquietante, davvero, con quante cose quel pilastro riesca a sinergizzare. Ricordi il bel periodo di Trundle con l'incensiere ardente? Guarda che è il Font of Life Trundle, quasi sicuramente. Sì, probabilissimo. Trundle ha un grande vantaggio in fase di corsia da supporto. Sustain infinito gratuito. Esatto, la sua passiva funziona quando qualcosa muore intorno a lui, non quando è lui a ucciderla. E quindi per lui rimanere a fare da supporto significa semplicemente che... Qui, occhio, corsia superiore. Un po' di trade con entrambi i top laner tranquilli. Significa semplicemente che ogni volta che morto. Lo dico... Oh! No! Va effettivamente a segno qua lo smite da parte di entrambi. Mowgli costretto a flash difensivo. Jakos non andrà a inseguire l'avversario. Oh, rischiosissima la situazione. Davvero. Se Jakos avesse messo a segno quell'onda sonica, sarebbe stato primo sangue. Bravo Mowgli ad averlo schivata. È pessimo Jakos nel non averla messa a segno. Però, sì, vabbè. Più che altro era corpo a corpo. Oltre a quello, ma Jakos ha fatto il red buff per andare a rushare largo granchio. Sì, lo fai quando vuoi negare largo granchio avversario. È curioso. Proprio il classico red, non per forza red, anche solo buff, argo granchio buff. Adesso Mowgli spottato da un lume piazzato precedentemente da parte di G2. Ma questo lo porterà a casa. Sì, senza problemi, Lee Sin è dall'altro lato della mappa, non può impedirglielo. Perfetto. Così superiore, Wunder molto aggressivo. Trovano Cap Cabo Shard, sono colpi di torre che vanno a segno. Se continua l'inseguimento qua potrebbe... Rallentato dallo scudo degli avi di Demacia. Viene anche rallentato adesso dalla spazzata tattica, però Cabo Shard flash. Flank and Drag! Trova il First Blood contro Wunder! Parlavamo dei G2 che... Allora, la frase dei G2, la prima frase del video di presentazione, era... Sembra quasi che quando perdiamo le partite è perché le vogliamo perdere. Wunder ha ingaggiato su Cabo Shard e si è tankato due colpi di torre for the lulz. Questo è stato proprio mancanza totale di rispetto. Primo sangue regalato a un top laner. E adesso Wunder non ha il flash, non ha il teletrasporto, arriva giù Wunder di nuovo. Wunder si lancia in avanti e ma dai, si vuole andare a aggredire. E questo è il motivo per cui si smette di giocare Camille in top lane. Mowgli qua trova una enorme quantità di danno, potrebbero trovare la kill, ma arriva però un Lee Sin dalla giungla. È costretto comunque al richiamo base probabilmente. Pozione della corruzione, ha già utilizzato due stack. Penso che rimarrà comunque in corsia, almeno accompagnando l'ondata fino alla torre nemica. Oh, Wunder. I Vitality che non cesano per la kill, però è qualcosa di intrigante. Avevano visto Lee Sin, grazie al santuario di Giorgio. Quindi, thank you Mr. Giorgio dalla chat, tutti quanti a spammare. Ora, in corsia inferiore, Perks sta tenendo sotto controllo la corsia. Teletrasporto a parte di Cabo Shard per andare a portare a congelare questa ondata di minion. Arriva anche Jizuke. Però guarda l'ondata di minion di Jarvan, deve per forza di cose andare a tankarsela. Ora Mikix che va a flashare in avanti nei confronti di Jekyll, costretto a flash difensivo. Ma Mikix ha usato il flash in senso offensivo. Qua Lissandra potrebbe morirci, un ultimo colpo da parte di Jizuke, preso eccolo con l'attacco. E adesso Jankos occhio potrebbe essere ucciso da parte sua. Il clone di ghiaccio purtroppo non va a segno. Ultima Q da parte sua, non va a segno Jizuke. Un altro attacco, un altro attacco. Double kill da parte sua, 3-0 per i Vitality. Oh, oh, che inizio coi fiocchi. Double kill da parte dello stallone di Mondragone che va a galoppare verso una corsia superiore che manca di rispetto in modo criminale, neanche peccaminoso, nei confronti dei Vitality. Totale follia. Hai messo Caps, un enorme playmaker su Ryze, e non può fare follow. Mowgli, bottom lane. Arriva l'ingaggio qua, Mikix non ha il flash. Arriva la cura effettivamente, le lance cominciano a colpire, ma è stato esploso in tempo zero Mikix. Grazie ai danni puri del morso di Rek'Sai, grazie a tutto quello che è il DPS di Young Lucian. 4-0 in 5 minuti di partita questi Vitality. Riguardiamo qui, Wunder potrebbe tipo smetterla di ingaggiare su Cabo Shard. Veramente, per favore, smettila.
inizia a diventare grottesco quello che stai facendo in corsia superiore. Jizu che ha trovato una doppia uccisione, nonostante la salvaguardia di Lee Sin l'abbia portato fuori dal range. Cabo Sharderà lì della serie, io aspetto i miei cooldown, se proprio finisce male. Ah no, l'ha rallentato con lo scudo degli avi di Demacia. Sì, per un pelo ottiene fondamentale anche... Cabo. Più che altro ha anche ottenuto l'assi su quell'uccisione, quindi continua a mantenere il vantaggio nei confronti di Camille. 1700 gold da parte di Vitality. Parlavamo di una partita esplosiva e... considerato quello che sta succedendo, 700 gol di vantaggio solo sulla top lane. E... oh. Ok. Oh. Jankos è di nuovo top. Questa sono i G2 o i Rogue? Aspetta, aspetta. Guarda, sta arrivando Alessandra, capisci? E qua Cataclisma bloccano Jankos in mezzo. Arriva la ultimate di Jizuke e bloccano Jankos. 0-2-0 la top e la giungla dei G2. Cosa sta succedendo? La stanno trollando. Sì, scusami, la stanno oggettivamente trollando. L'hanno detto persino durante il video. La gente dice che la trolliamo, ma non è vero. Raga, dai! Dai! Che questo... sono queste aggressioni sconsiderate sulla top lane? Le rotazioni di Jizuke finora splendide, eh? 2-0-1 con la sua Alessandra, è riuscito a trovare un vantaggio enorme. Nonostante Attila e Jektro lo si stiano trovando a subire priorità dalla corsia inferiore nemica, questo non importa perché ci sono 5 kill e 2000 unità sul resto della mappa. Jizuke sta ignorando Caps. Letteralmente. Volta dopo volta i trade volgono a favore di Caps, è comunque un Ryze estremamente efficace. È normale. Jizuke comunque è tornato col terzo occhio dal periodo di pausa, perché comunque le rotazioni da parte dei Vitality, ora ok, i G2 stanno giocando male, ma le rotazioni da parte dei Vitality sono presenti all'inverosimile. 40 minion a 60, Cabo Shard in queste aggressioni continua però a perderci minion. E questo, ok, adesso sta per prendere un'ondata di minion e ce n'è un'altra in arrivo dalla corsia. Stai comunque sacrificando tante risorse. È qualcosa che non devi regalare agli avversari. Sono per il emozionato ma cauto. D'accordo, anche perché comunque a livello... in realtà a livello di scaling le due composizioni sono molto particolari. Cabo Shard, nonostante tutte le risorse trovate, 2-0-2. E hanno solo aggredito lui, G2. Letteralmente. Adesso Cabo Shard andrà a prendere le sue ondate di minion. Senza troppo... Camille è andata per i ninja tabi istantanei. Cosa che non ti... non ti salva particolarmente da Lissandra, e già due volte Lissandra si è palesata sul lato superiore Jankos della mappa. Se la corsa è superiore, vanno per il lancio diretto sul povero, povero Jektro. E aspetta! Sotto torre, no! Qua potrebbero addirittura girarsi, Attila potrebbe trovare un sacco di danno su Jankos! Gli ultimi colpi non vanno a segno! Colpo tracciante da parte di Mowgli, non trovano la kill su Jektroll! Perché? Perché ha assorbito le resistenze avversarie. Quel sottometti ha dato a Jektroll la salute e le resistenze necessarie a sopravvivere a un 1 contro 2. Mowgli va a infastidire gli avversari all'interno della loro stessa giungla. C'è visione, comunque c'è un lume di controllo sulla trifronda. Ma si rischia, noi in realtà vogliono il dive. Vogliono addirittura cercare il dive, pericolosissimo. Trovano la vita di Mikix, andranno per l'aggressione nei confronti di Jankos. Due kill in mano ad Attila, intanto top lane però. Cosa sta succedendo? Jizuke è effettivamente morto per mano di Wunder e adesso Cabo Shard troverà la kill di vendetta, ma Caps è arrivato. Questo è molto pericoloso, soprattutto per un Cabo Shard che è ancora molto molto fragile. Andrà di wave clear e basta. Sa che è morto e dovrà dare queste risorse. 8-3, non il più grande degli scambi. Comunque i Vitality sulla mappa si trovano ad aver sacrificato tante risorse su questa top lane. Ryze adesso è online. Hai dato una kill a Perse in corsia inferiore. Hai dato una kill a Camille. Sì. Ok, intanto rivediamo come è andata in corsia inferiore. Sterminio, Attila inizia a canalizzarlo. Mikix riesce a mitigare il danno in entrata grazie allo scudo di Durant e all'annessa scossa di assestamento. Qui Attila manca la Q, o meglio, Jankos si porta a schivarla. Sulla corsia superiore sembra volerci essere nuovamente azione, e invece no. Lotta a largo granchio, Wunder è lì in zona, due livelli sopra Mowgli. Il jungler dei Vitality non abboccherà all'amo. Più che altro voglio capire come effettivamente ci sia morto Jizuke nel dive su Wunder. Penso che sia stato un problema del dive. Extech ultimatum probabilmente, perché è in cooldown, quindi probabilmente hanno sfruttato quello strumento. È in cooldown e non l'ha usato contro Jarvan, e l'abbiamo visto. Vedremo qua i Vitality andare a dare il blue buff adesso a Jizuke, giustamente. E 76 minion a 99, comincia a sentirsi questa differenza. E guarda la differenza in oro, è inesistente. Sì. Jizuke ha fatto presenza sul quadruplo delle kill di Caps. Però ci sono 20 minion di differenza, come
veniva giustamente sottolineato. E ha ottenuto uno shutdown caps quando è andato a uccidere Kaboshard. Situazione strana, perché comunque i Vitality non avevano bisogno di andare in double dipping su Wunder. Wunder aveva già sacrificato abbastanza early game e la sua build ne era testimone. Kaboshard, guardalo lì, sotto torre, va a zonare Wunder dallo stesso farm. Wunder comunque non ha problemi. Kabo è messo bene a livello di build dalla sua flagello, Tiamat e i ninja Tabi. Il trade diretto andrà comunque a favore di Jarvan. Corsia inferiore hanno già preso due placcature i Vitality. Mowgli metterà pressione su questo messaggero della Landa. Dovrebbe, senza troppi problemi, conquistarlo. Lee Sin, nel frattempo, top lane non ha ottenuto niente. Jizuke sta perdendo malamente un trade nei confronti di Caps. Deve stare molto attento perché una singola... Caps adesso... Adesso Caps è rallentato da quello che è... Ok, messaggero in corsia centrale, vogliono le placcature. Kaboshard riesce ad allontanare. Sono in 5, vogliono il primo mattone, altro che le placcature. Vogliono sbloccare la giungla, è questa la cosa. Prendere la torre in corsia centrale vuol dire non solo queste placcature e il first brick, ma il fatto di aprire tutta la mappa. Hanno condiviso tutto questo oro. Il messaggero tirerà anche una testata sulla corsia centrale. Bello. La torre numero 2 prende un po' di danno. Il... tempo di partita è incredibilmente aggressivo a ambo i lati. I G2 cercano di rispondere, cercano di impostare molte azioni, riescono anche a dare a Perks due placcature in corsia inferiore. Galio nel frattempo è lì sul fiume, va a piazzare un lume, immagino stesse rimuovendo la visione avversaria. Attila non ha dalla sua Jackdroll, quindi deve giocare in maniera tranquilla con questo Lucian, che ha già sì una lama del re in rovina, ma poco altro. Jizuke corsia centrale. Gli spostamenti non solo l'avevano portato a perdere in farm, ma anche in esperienza. Caps fino ad un'ondata fa aveva un livello di vantaggio nei confronti del mid laner nemico. Nel frattempo, Jackdroll rimuove visione sul fiume, permette a Mowgli un ingresso, ma è stato spottato comunque. È stato spottato da un lume precedentemente. Ah, vogliono piazzato. La torre bot, mi sembra sì. Lecito. Vogliono andare ad accelerare la partita, sanno perfettamente che scalare contro i G2 è qualcosa che non si possono permettere. Ryze... Camille non sono gestibili su una corsia laterale. E non Rides, dai pick dei Vitality. Rides sta già cominciando a picchiare, l'abbiamo visto prima nel trade diretto. Jizuke adesso... No, c'è la purificazione, non possono cercare il trade. Anzi, è Caps che li sta inseguendo in due. Direi che è anche sensato considerato quanti danni fa. Guarda qua, ha tolto due terzi di vita a Jizuke con una combo. Mowgli rischia davvero tanto a esporsi. Preferiscono scambiare probabilmente. No, decidono di contestare mid lane. Jankos è in corsia superiore, Kaboshard sta giocando in maniera sicura. Arrivano dei ping. C'è anche l'entrata di eroe di Galio per la gank, per il dive in corsia superiore. Vero quello. Ricordiamo anche questo perché dovrebbe permettere senza troppi problemi ai G2 di trovare una kill, ma Kabo se l'è giocata abbastanza sicura. Adesso Jackdroll si sposta anche lui, colpo tracciante non connette su Jankos grazie al bulbo esplosivo che lo porta al di là del muro della giungla avversaria. Guarda la coltre di lumi dei C2. Stanno giocando una visione veramente totalizzante. E dopo quegli errori di posizionamento e di aggressione da parte loro ha anche senso andare a cominciare a piazzare visione ovunque per avere il massimo delle informazioni e reagire di conseguenza. Non essere proattivi ma reattivi. Che te ne pare della build di Jizuke, quel rush verso il 30% di riduzione ricarica per avere quanto più clear possibile nella corsia centrale? Alla fine quella Lissandra non è andata a concretizzare azioni importanti al di là della corsia superiore con la tomba di ghiaccio, quindi è più una riduzione ricarica per non subire pressione di corsia da parte di Ryze che per trovare un'uccisione effettiva. Contro Ryze non la troverà mai un'uccisione effettiva a meno che non ci sia un compagno ad aiutarlo. Penso che sia più che altro mirato al massimizzare il suo weak clear, come hai detto tu, sia per la riduzione di ricarica sia per l'ability power che ottieni, perché potevi ottenere il 30% di CDR anche con una Kindle Gem e puntare alla Protobelt, ma ha deciso subito di optare per un Fiendish Codex. Vuole avere quel danno aumentato. Nel frattempo un drago totalmente regalato ai Vitality, riescono a trovare sotto priorità. Visione oltretutto. Sì. Ok. Ci hanno proprio rinunciato. Ho detto non è nostra prerogativa prendere quell'obiettivo. Ci sta, eh. Posso capirlo, ma non so quanto Jackrow lo sta giocando un Trundle support molto aggressivo finora, l'abbiamo visto a più riprese. Prima botlane sopravvivere con così pochi HP. Non definirlo aggressivo è poco. È quasi folle. È davvero? In quattro top lane? Rampino bellissimo! È bloccato immediatamente da quel pilastro di Trundle. Wunder adesso si prenderà i danni dalla ultimate di Rek'Sai. Però l'ex tech ultimatum ha bloccato Mowgli all'interno della
corsia. Addirittura il flash in avanti. C'è Attila, ecco perché arriva l'entrata degli eroi di Galio. Ultimate di Attila per provare l'uccisione. Jizuka andrà a bloccare Mikix. Arriva l'ultimo colpo di Attila che non basta. Cronografo di Mikix che lo salva. Per favore. E alla fine muore. Alla fine è morto. Jankos adesso è andato aggressivo nei confronti di questo. Davvero? Davvero? Bellissimo. Ok. Top lane, i G2 stanno perdendo un'altra torre. Questo è gravissimo. In realtà rischiano di perdere anche di più. L'arrivo di Cabo Shard in corsia centrale è riuscito a bloccare il tentativo di conquista della torre esterna che rimane in piedi. Scambiano con una torre esterna in corsia inferiore presa da parte di Perks che mette in tasca ad una Kalista con tempo letale altre risorse locali. Questa partita, per quanto sembri totalmente nelle tasche dei Vitality, non lo è. Non lo è. I G2 hanno una forte mano sulle possibilità di vittoria. I Vitality devono stare attenti e non farsi prendere dalla foga dell'ingaggio. Ma allora, sinceramente, li hai mai visti fogati per un ingaggio? Sono sempre stati molto tranquilli, molto lenti, proprio il contrario di quello che gli vediamo fare. E quasi sono troppo lenti in tutto ciò, perché i G2 stanno scalando, i G2 stanno tenendo tempo. Ok, hanno sacrificato la giungla e la top lane, l'hanno capito. Wunder e Jankos giocheranno molto meno dei propri compagni. Però il Caps è libero di farmare, è felicissimo, ha 30 milioni di vantaggio contro il suo diretto avversario. Perks è libero di farmare, anche lui contento, non in vantaggio di minion, però comunque il suo lo ottiene grazie alle stack della torre, la torre conquistata in solitaria. Jizuka qui non va sottovalutata la possibilità dei G2. Perdonami, continua. Jizuka qui più che altro sta continuando a impostare queste rotazioni sulla corsia superiore. Abbiamo visto che la corsia inferiore è stata abbastanza ignorata da parte dei Vitality, ma nonostante questo, occhio. Ok. Wunder che è stato bloccato durante il rampino, quindi ma comunque l'animazione è andata a fine. Sì. Aveva a disposizione la tomba di ghiaccio Jizuka. Poteva cercare di insistere. Cabo Shard trova Jankos nella sua metà campo con un lume invisibile. Davvero? Wunder sta rischiando, eh. Non ha resistenza magica più che altro contro Jizuka. Colpo tracciante che va a segno. Mowgli utilizza un tunnel per inseguire l'avversario. Si è tankato un paio di colpi di torre di troppo, Mowgli. Corsia centrale. Stanno aggredendo questa torre. I Vitality. Oh. Sta arrivando lì Sinkhole. Onda sonica che non va a segno. Jankos che prova a calciare Jackthrall, che invece ha preso le resistenze dell'avversario. Caps è arrivato col teletrasporto. Potrebbero trovare l'uccisione su Attila. Infatti c'è lo shutdown. Vitality che adesso sono quelli massacrano nella sì. I Vitality qua devono stare molto attenti. Trovano la kill su Jankos. Non basteranno i danni di Jizuka. Poco da fare. Provocazione che va effettivamente a segno. Trovano due uccisioni. Cabo è arrivato molto tardi. Troppo tardi. E i G2 vincono questo fight. Li ha massacrati. Questa rotazione da parte dei G2 è stata perfetta. Bravi. Sono riusciti a coglierli in castagna. Mowgli si allontana con i tunnel. Cabo Shard stava provando ad accomodare una torre. Adesso Mowgli potrebbero chiudere su di lui, ma Wunder decide di non overestendere. Cabo Shard mantiene pressante il push in corsia centrale in modo da non portare Jankos a overestendere in maniera incolpevole. Però che rischio per i Vitality. Parlavamo apposta di questo. I G2 possono ancora recuperare questa partita senza problemi. Basta un fight corretto e il loro scaling poi la porterà dalla loro parte. Guarda qui, hai Jackthrall e Attila che stanno insistendo sulla torre in corsia centrale. Non riescono a chiudere perché c'è Perks e Perks è davvero tanto avanti. Jackthrall inoltre con quel pilastro ha sprecato la scossa di assestamento. Quando Mikix va ad ingaggiare con la chiamata del fato, Jackthrall mette a segno un buon cronografo che lo toglie dai guai momentaneamente. Però qui Jizuka doveva allontanarsi. Jizuka doveva portarsi avanti di qualche pixel e cercare l'artiglio difensivo attraverso la tana del barone. Non ultare se stesso e troppi controlli su di lui. Troppi danni. Più che altro Jankos si è salvato grazie alla cura di Perks. Sì. Quello ha fatto la differenza perché in caso non ci fosse stata, Jizuka avrebbe trovato un'uccisione con il clone di ghiaccio, ma niente di più. Ryze con scettro di cristallo di Ryley, quindi torna in Ryze coreano. Forse vedremo addirittura una gloria del giusto su di lui. Possibile, hanno bisogno di tenere sotto controllo i loro diretti avversari. Il fatto che attualmente devono scalare, non solo il fatto che lo scettro di cristallo di Ryley è uno degli oggetti più efficienti a livello di oro, ma ti permette di avere quel grammo di utilità in più su Ryze durante il mid game che ti permette di scalare, di portare avanti la partita. Vogliono trascinarle G2, hanno una team comp che late game scala bene, deve però arrivarci a quel late game. E questo è il secondo drago di montagna per i Vitality, che magari stanno perdendo un pochino a livello di fight, ma a livello di controllo obiettivi sono on point attualmente. Fun fact delle 21 e 23. Ok. Attualmente il triplo drago della montagna è la combinazione di draghi con il win rate più basso in tutta League of Legends. Ah.
Così, è proprio statistica random. Caps qua viene isolato, arriva la full combo, entrata dell'eroe di Galio, provano con il danno percentuale di Rek'Sai che non basta, Jizu che subisce i controlli, disastro totale, Caps crollatissima. Qua adesso Caps si potrà portare in avanti, Mikix pugno della giustizia, prova a fuggire via nella direzione opposta, provocazione che va a segno, sono due kill in mano ai G2 e questo è disastroso. Ok, ottengono una torre in corsia centrale i Vitality, ma A che prezzo? A che prezzo adesso Caps è fuori controllo? Hai sottovalutato il fatto che Caps avesse della sua lo scettro di cristallo. Ricordiamo che lo scettro di cristallo, al di là dell'utilissima passiva da rallentamento associata agli incantesimi, è l'oggetto più efficiente a livello di costo per statistiche. Ed è per questo che funziona così bene quella build su Ryze. Hai bisogno di scalare presto e in fretta e questo è quello che fai effettivamente. Addirittura i Vitality vanno per l'aggressione sul barone Nashor. Era proprio brutta quella da vedere cosa. No, per favore, no. Jankos vuole fare capolino nella sua giungla. C'è Mikix di fianco, non ha l'entrata dell'eroe disponibile e infatti i G2 stanno giocando in maniera molto pacata. Comunque i Vitality che sottovalutano Galio e la sua entrata dell'eroe è qualcosa che non mi è nuovo. Per niente. Però vedere i Vitality che sono loro a dare due kill a Ryze in bottom lane, quello mi è nuovo invece. Quello sì, in effetti sì. Vedi, come dicevamo prima, qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo e qualcosa di blu. Che in questo caso è Ryze. Onesto. Richiami base canalizzati da parte dei G2, adesso stanno cercando delle aggressioni i Vitality. Attila sta camminando sopra un lume e nessuno sa di... Vedi, anche la visione come si evolve durante tutta la stagione. Che cavolo piazza un lume in quella posizione? Guarda quello dei G2. Sì. Quello là che ha appena passato accanto a Attila. Sì. Bellissimo. Quel lume non lo... come lo vai a liberare? Non lo vai a scoutare solitamente. Salvo un germoglio di divinazione usato in senso molto largo. Mikix inizia questa contesa intorno a quel lume di controllo. Caps è lì sul fianco. Cabo Shard deve stare molto attento, non ha resistenza magica. Alla fine, niente gloria del giusto. Quello è un bastone colossale. Mowgli vince la sfida di sguardi nei confronti di Mikix, che indietreggia per primo e rinuncia così al suo lume di controllo. Parlavamo prima di un Lee Sin fragile, ma guarda l'altro lato. Anche lui, anche Mowgli è molto fragile. Vero? In ogni caso però Mowgli almeno ha già il flagello completato. Lee Sin invece, gemma del guerriero e ha semplicemente un cristallo di rubino. Sai che cosa mi piace vedere però? La build di Attila. Attila sta andando per Lucian critico, bypassa totalmente lo step della mannaia oscura e va immediatamente per predatore d'essenza e danzatore fantasma. Più che altro sai cosa? Hai la mannaia oscura su Jarvan, hai la mannaia oscura che verrà completata da Mowgli in tempi brevi. Non hai bisogno di una terza mannaia oscura. Hai già persone che andranno ad applicare uno shred di resistenze. Senza considerare Jackthroll che con la sua ultimate va a ridurre le resistenze fisiche e magiche avversarie. Io prima ci stavo scherzando, ma quello è davvero un incensiere ardente su Trundle. Ah. Ok, il Font of Life funziona. Sì. Barone Nashor, i Vitality cercano il formaggio. Jankos è in zona, devono andarsene. Vengono spottati, devono andarsene anche in fretta. Ryze ingaggiano su Jankos. Vanno a lanciarsi in avanti su Jankos. Verrà ucciso Cabo Shard in tempo zero. Mowgli si è lanciato su Jankos. Double kill da parte di Wunder. Attila arriva con il suo danno, ma non è abbastanza lì. Teletrasporto a parte di Sandra che arriva solo questa. Questo è uno di quei throw al Baron. Ucciso anche Jizuke. Jizuke si è teletrasportato in mezzo al team nemico. Questo da parte dei Vitality è stata una legittima trollata che va a compensare. Wunder, quanto Wunder sei sexy! Wunder, sei proprio bravo. Sei stato distrutto in fase di corsia e tiri adesso fuori queste cose adesso. Bravi, bravi G2. I Vitality che trovano al Baron, anche questa non è una novità. Sì, qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo e qualcosa di blu. Jizuke che muore in quel caso con Lissandra. Sì, quello è proprio blu, ma proprio il sentimento è... mamma, che brutta scelta. Una delle call peggiori della storia. Cercano di ingaggiare su Jankos, non riescono a trovare il burst perché non connette il flag and drag da parte di Cabo Shard. Quindi Lee Sin è libero di mettere a segno il suo calcio del dragone. Inoltre aveva dalla sua... si è curato tantissimo Jankos. No, totalmente lanciata alle petunie la partita. Sì. La pressione d'early game è stata vanificata in un gesto. Guarda Wunder! Bellissimo! Bravo. Wunder ha totalmente recuperato lo svantaggio. Adesso guarda i G2, ottenuto il barone Nashor, vanno gold a pareggiare lead. le risorse in oro. Gold lead, 700 gold addirittura.
Bravi, i G2 la stanno giocando metodica. Dopo quelle azioni aggressive errate inizialmente, subito sono tornati indietro sui loro passi. Ma sai qual è il problema? Che le azioni aggressive hanno portato a perdere risorse Camille. Guarda quel grafico, fa male da guardare. Ti stavo dicendo, hanno portato a perdere risorse Camille. Nel frattempo hai Caps che sta giocando uno dei rides più belli mai visti in questo split. Hai Perks che sta continuando a prendere risorse su Kalista. Hai sottovalutato i campioni più problematici della composizione avversaria e adesso ti trovi a pagarne dazio. E qua Jizuka su questa Lissandra, purtroppo. Il roaming è bellissimo. Sì. Il resto no. Però è... Intanto è Lissandra, quindi è un campione dove generalmente hai molto meno playmaking e pressione sulle corsie laterali di quanta Jizuka preferisca averne solitamente. Ma poi non andrai mai a equiparare quel Ryze. Da qui in poi Ryze ha la partita in mano. Due livelli di vantaggio contro il diretto mid laner. 5-0-1, 1000 unità d'oro sulla testa di Caps. Caps è un mostro. Attualmente sì, non puoi neanche fermarlo. Non c'è un singolo giocatore di Vitality che possa affrontarlo. Sono terrorizzati adesso i Vitality. Devono giocare safe, devono giocare sacrificando risorse. E guarda quante risorse hanno dato agli avversari. Adesso sono 3000 gold quasi di vantaggio, 2400, dai, no, sono stato un po' drammatico perché vedevo la Baron Power Play a 3000 gold e mi sono lasciato un po' trasportare. Comunque, Vitality adesso, ne parlavamo prima, sembravano essere in dominazione totale, ma questa partita era molto più vicina tra i due team di quanto potesse sembrare. G2, un colpo di reni e la partita torna dalla loro. Due azioni ottime da parte loro. E guarda Caps, è libero di autoattaccare questa torre dell'inibitore. Non può far niente, Kavoshard. Se si affaccia viene asfaltato. Arriva Trundle insieme a Rek'Sai dal fianco. Cercano di chiudere su Caps, però non è una grandissima idea. Vedono perché Jankos sul resto della mappa... Non solo vedono Jankos, ma sul resto della mappa hai... Si lanciano finalmente su Caps. Flash difensivo da parte sua. Cronografo di Kavoshard per mitigare il trade back, che non c'è neanche Wunder stato. Sta arrivando in base. Devi fermare Camille. Qualcuno deve effettivamente fermarla. Nel frattempo in corsia centrale Kalista e Galio stanno effettivamente ottenendo queste risorse. Un'altra torre presa. Adesso Jankos e Caps sull'inibitore in corsia inferiore. Jankos bloccato, potrebbe Banda essere la sua fine. Jankos si sì. Muore effettivamente Jankos, ma guarda Mowgli quanti schiaffi ha preso da Caps. Vorrebbero inseguirlo, ma è troppo pericoloso. Arriva un pilastro da parte di Jackthrall per rallentare Caps. Effettivamente c'è entrata nelle reali di Galio. Ora ultimate da parte di questo Lucian, che uccide quasi Caps. Si lancia finalmente in avanti Shutdown! Mowgli. 1000 gol di shutdown, ma guarda Camille top lane. Sta mettendo pressione e adesso Jizuka dovrà spostarsi su quel lato. La torre verrà presa. Wunder ce la fa, in tempo per un pelo, ma ce la fa. Alla fine arriva Jizuka in avanti, l'artiglio lo porta con il suo sentiero glaciale di fianco a Wunder, ma il salto con rampino difensivo permette alla Camille della Congrega di portarsi in salvo. Attila, importantissimo shutdown preso ai danni di Caps, 1000 unità d'oro, ma Caps torna ad avere 600 unità d'oro sulla sua taglia, da morto. Quando hai ottiene un vantaggio sufficientemente grande si resetta la taglia e rimane però non identica ma quasi. Guardiamo qui come si svolge l'azione. Jankos, come lascito morente, va a utilizzare il calcio del dragone su Mowgli, portandolo in zona da raffica arcana da parte di Caps. Anche Jackthrall qui aggressivo. Kavoshard manca di nuovo il flag and drag, o meglio, c'è stato un eccellente sidestep da parte di Caps. Ma Attila, capisci perché mi piace così tanto quella build da critico? Perché sono questi i danni che ti tira fuori Lucian con quella build. Il grosso del danno l'ha tirato fuori dalla sua ultimate, ma nonostante tutto, il fatto che Ryze non abbia resistenza fisica nel momento in cui Attila si affaccia sui suoi avversari gli fa molto male. Ma hanno la stessa debolezza Lucian e Ryze. Sono campioni a basso range che devono esporsi e devono correre, esatto, dei rischi. Per continuare a fare DPS hanno bisogno di un ambiente che gli permetta di farlo. Kavoshard adesso si trova contro Wunder. Anche Mowgli è stato spottato da un lume di controllo nella trifronda. Kavoshard, grazie al leader Titanica, sta riprendendo una buona pressione in sidelane. E questa è una notizia piacevole per i Vitality, che nonostante le aggressioni in base... Wunder... Ok. Fugge via. Kavoshard comunque ha un buon trade ancora, eh. Grazie all'Angelo Custode, sì, riesce ad ingaggiare, non dico a testa bassa, ma può aggredire effettivamente Wunder. Ti stavo dicendo, nonostante le aggressioni in base, il fatto che i Vitality possano continuare a permettersi di estendere oltre la metà campo vuol dire che continuano ad avere confidenza nella loro capacità di portare la partita a casa. Le torri sono 5-8, vuol dire che la situazione potrebbe esplodere da un lato all'altro a seconda di un teamfight da parte di uno dei due team qualsiasi, perché siamo al 30° minuto. I tempi di morte sono molto punitivi.
30 minuti arrivati, doppio drago della montagna di Vitality. Penso che stiano puntando al... stavo per dire, frammento infinito su Attila e compare nel suo inventario. Sì, era quell'MC spada, era ovvio che sarebbe diventato un frammento infinito, perché non ti vuoi fermare al 50% di critico su un campione come Lucian. Ma è la tempistica. Sì. Vogliono il barone Nashor, è appena spawnato. Fatelo di nuovo, ragazzi. Lo stanno per fare di nuovo, invece. Jankos è lì presente e ha effettivamente pullato il barone. Ragazzi, quante volte vi è successo di perdere attorno a un barone? Intanto Wunder sta andando in base, ci sono due inibitori scoperti. Serve indietreggiare, serve che qualcuno vada a gestire quella Camille. Attualmente in base non c'è nessuno. Per fortuna i Vitality si sono presi la briga di avere un buon setup sulle ondate. Jizuka adesso si sta lentamente spostando. Vanno per il barone. Di nuovo per il barone Nashor, ragazzi. Qua è molto pericolosa la situazione. I danni ci potrebbero essere. Arriva Lee Sin, calcio del dragone direttamente sul jungler avversario. Il danno c'è, hanno ucciso Jankos, va effettivamente a segno Wunder, arriva col teletrasporto, cazzo, viene isolato e viene ucciso, sono due persone che cascano. I G2 adesso hanno due persone con 40 secondi di cooldown sulla loro... Perks! È stato preso Perks, fuori posizione, ucciso da parte di Jarvan. Ora possono pushare i Vitality, hanno le ondate di minion dalla loro, sono con la super idromedica e Caps ha 40 secondi ancora sulla sua testa. Anche Perks, questo non sarà comunque il push definitivo. Jizu, in realtà potrebbe esserlo, sono in 5, la corsia centrale è alla loro mercé, Kaboshard è lì a fare davanti guardia. Lo standard di Demacia sta portando i Vitality in quello che potrebbe essere uno dei colpi di Reni più belli della storia. Vanno per la chiusura. Kaboshard ingaggia. Mikis, arriva la provocazione. Attila isolato contro Wunder. Arriva l'entrata di eroe per proteggere Wunder. Attila è morto. Non c'è più push. Non c'è più push in potential. Wunder adesso subito su alta via. Jankos arriva dalla base, costretti alla ritirata. Vanno a utilizzare i loro controlli per fuggire. Hanno preso i inibitori in corsia centrale, ma guarda bot lane. Intanto i minion dei G2 stanno effettivamente colpendo quell'inibitore. Wunder trova rallentamento su Mowgli e Jizuke. Prenderà una serie di tunnel per fuggire via Mowgli. Adesso bloccato e rallentato da quello che è la spazzata tattica. Arriva un altro. Non ha mana Jizuke. Oh, pericolosa come situazione. Jizuke non ha mana, dovrebbe morire tendenzialmente. Salvo non riesca a trovare in qualche modo miracoloso la salvezza. Non in quel modo. Di sicuro non è quello il modo in cui trovi la salvezza. Niente, Jizuke alla fine morirà, pagherà dazio della vera vera stesso nella base nemica. Hanno danneggiato tantissimo la torre del Nexus nemico. I Vitality hanno visto di fronte a loro la linea del traguardo. Si sono fatti prendere dalle emozioni. Quelli erano 1388 danni di sovraccarico da parte di Caps su un super minion. E adesso vanno per la pressione sulla corsia centrale. L'ultima torre rimasta in piedi dei Vitality, che riproteggono gli inibitori, vogliono assediare qua e possono permetterselo con Wunder che va a split pushare sulla corsia superiore per prendere l'inibitore, quindi costringono Kaboshard a investire le sue risorse top. Mowgli si può spostare da un lato all'altro, devono ancora aspettare le ondate G2, quindi ora è solo un gioco di attese. La partita sta intanto giocando brutti scherzi al mio cuore, avrò bisogno di un cardiologo a fine partita, questo è un messaggio più per la regia che per i telespettatori o per la chat, ma sì. Qualora ci fosse un cardiologo tra di voi, per favore, studi di PG Esports adesso. Vanno per il drago, primo drago elementale che G2 vanno a prendere dalla loro, e un drago della montagna, cosa che va ad amplificare comunque il controllo di macro game nelle fasi più tardive. La velocità d'attacco di Perks è disgustosa. Bella, eh? 2.5 di attack speed, guarda quanti oggetti di attack speed ha. Ti chiedi anche come mai ha quell'attack speed? No. No, assolutamente no, è proprio divertente da vedere e basta. Kaboshard, corsia superiore, inizia ad applicare pressione. Devo dire che in diversi fronti i Vitality si sono salvati dallo sterminio totale semplicemente perché avevano un buon setup sulle ondate laterali. Quindi da parte loro continuare a insistere sulle side lane va benissimo. Corsia inferiore in slow push, push aggressivo sulla corsia superiore e vai a prendere priorità mid nell'ottica di ruotare intorno agli obiettivi. Questo da parte dei Vitality è un buon macro game, anche perché se tu vai a vedere la visione non è molto marcata nella metà campo nemica. Adesso Rek'Sai si sta spostando sul lato inferiore di mappa, spottato dal santuario di Giorgio, Jizuke, germoglio di divinazione in profondità. Attila va a rimuovere anche il frutto mieloso. I Vitality si stanno proprio assicurando di non lasciare neanche un dettaglio fuori posto. Ormai l'oro è alla pari tra Vitality e G2. Sono totalmente lì a testa a testa. Sarà fino all'ultimo secondo una corsa. Oh, questo game, che emozioni. L'avevo detto, questo game sarebbe stato molto bello ed è estremamente combattuto. Vitality prendono una torre sul lato inferiore della mappa, quindi vanno a conquistare un'ulteriore struttura al di fuori della base IG2. Sono ancora indietro di una torre, però.
Sto soffrendo fisicamente per questa partita. Altro che match della giornata, questo è uno dei match più belli che abbiamo avuto modo di vedere in Europa. Azione, pressante, ambo i lati, due team che stanno scambiando alla pari. Ricordiamo che se i Vitality dovessero vincere contro i G2 avrebbero poi anche il pareggio nello scontro diretto, riuscendo poi a recuperare la situazione a livello di... a livello proprio di punteggio. 1-5-4 Jankos, non la migliore delle sue performance in questo split. E c'era Elise disponibile. Jankos è molto più bravo con Elise che con Lee Sin. Più che altro... questo Lee Sin non ha portato niente durante l'early game. Più andrà avanti la partita e meno riuscirà a fare. Una domanda per te. Sì. Cosa porta 424 unità di taglia? È molto specifica quella taglia. Minion. Sono dettati soltanto dai minion. Ma 424? Sì, mi sta triggerando la vita quel coso. Sì, è un po' complicato come discorso, perché ci sono un sacco di formule che non ci vengono dette. No, più che altro in realtà esistono. È il dividendo nel momento in cui... tu vai a morire e comunque accumuli taglia arretrata dopo essere stato ucciso. In pratica aveva una taglia, gli è stata tolta e aveva ancora una taglia dopo la sua morte, e questo porta a quel 424 che sta triggerando Kenren. Inibitore in corsia centrale che spawnerà fra 10 secondi. E infatti i Vitality ora devono prendere la visione attorno al barone Nashor. 30 secondi che mancano. La situazione è difficile perché Kavoshard è sul lato inferiore della mappa, Wunder e anche Caps sono bot lane. Ok. Sì. Vogliono insistere su una delle corsie prive di inibitore. Più che altro l'idea dei G2 a questo punto diventa quasi chiara. Vogliamo prendere l'inibitore bot in modo da avere il vantaggio di pezzi sulla scacchiera, poi nell'ottica di conquista del barone Nashor. E attualmente sembrerebbe anche funzionare. Tutti i G2 sono attorno al barone Nashor con Kavoshard. Oh, sta arrivando dal fianco Wunder. Attenti, attenti i Vitality, perché i G2 stanno provando queste manovre per strozzare i Vitality. Kavoshard ha mandato l'ondata di minion verso quell'avversaria, ma Camille la intercetta in tempi brevi. Ok, continuano ad essere tutti molto lenti e metodici. Non vogliono fare il passo falso. Sono tutti terrorizzati adesso, perché adesso un timer di morte sono un minuto tranquillamente. Siamo arrivati a 37 minuti di partita. Wunder qua potrebbe essere ingaggiato, costretto alla ritirata. Sanno Caps e Wunder contro Kavoshard e Jizuke. Vitality stanno andando per il barone Nashor in 3 contro 3. È un 2 contro 2 bot lane. Infatti Wunder riesce a prendere l'inibitore. Adesso barone Nashor che potrebbe essere conquistato. Vedremo chi se lo porta a casa. È stato conquistato i Vitality. Quindi possono combattere. Jackthrone qua si sta tankando il grosso dei danni, ma non basta. Attila ha un sacco di danno contro Perks. Costretto adesso alla fuga, andrà a mitigare il tutto. Intanto la corsia però viene presa da parte di G2. Due inibitori per un barone Nashor. E l'angelo custode è stato proccato su Attila. Non è uno scambio piacevole, perché Attila e Jackthrone morti vuol dire che adesso i G2 potrebbero virtualmente andare per la forza bruta. Sì, tecnicamente sulla corsia centrale potrebbero. Non hanno l'ondata di minion e ancora una volta i Vitality vengono premiati per un buon setup sull'ondata stessa. E è una situazione molto tesa. Riescono comunque a prendere il barone Nashor in quello che sembrava essere uno scambio molto incosciente. Jizuke e Link, corsia centrale, vogliono andare per la chiusura. Sì. Possono permetterselo, ondate di minion lanciati in avanti, addirittura vanno per le torri del Nexus, provano il backdoor, G2 qua sotto la torre, Mowgli prova il knock-up, viene è stato geniale! G2 che c'è morto, questo è Vite, è la vittoria! I G2 hanno vinto contro i Vitality con questo backdoor, è tornato in vita adesso Jackthrone, mancano ancora 10 secondi ad Attila, non avranno modo per proteggere queste ondate di minion. Kavoshard è appena tornato in vita dall'Angelo Custode. 7 secondi ad Attila, ci si gioca il tutto per tutto. Sono in 5. Ci si gioca il tutto per tutto adesso. Kavoshard 1-0, Attila è vivo, Wunder sul fianco, Angelo Custode, flash in avanti. Provano a fare tutto il danno possibile, Attila continua a fare DPS sugli avversari, Caps quasi ci muore, presentato la struttura, no, Perks sta picchiando Attila, riesce a rigenerarsi in tempo, Wunder va in avanti, trova l'uccisione sull'avversario, Kavoshard prova il tutto per tutto, double kill, ma nulla da fare, i G2 con la superiorità numerica, piccolo il teamfight per il rotto della cuffia. Mio Dio, che partita! Bravi. Non ho parole. Wow. Wow. Che partitone. Neanche Grabs vuole crederci. Era lì tipo, guess what? Abbiamo vinto. Come? Come è successo? Con un colpo di genio. Quella giocata col portale dei reami aveva un quoziente intellettivo che non poteva essere quantificato, tanto era alto. Erano convintissimi i Vitality che avrebbero assediato sulla corsia centrale. Invece no, bypassati di brutto. Sì,
perché sono arrivati poi in ritardo sullo spostamento dalla torre dell'inibitore alla torre del Nexus. La prima torre del Nexus cade e da lì il fight provano a portarlo avanti, a trascinarlo i Vitality, aspettando che tornasse in vita Attila e anche Jizuke. Jizuke però era appena morto. Una delle vittorie più meritate in assoluto da parte dei G2. Riescono a lottare con le unghie e con i denti, riescono a riprendersi dallo svantaggio iniziale, riescono a bypassare la quantità immane di risorse che Vitality avevano imposto su quella parte del game, e alla fine niente, i Vitality vanno a capitolare il re d'Europa in stagione regolare, vogliono rimanere i G2. Sì. Mamma. È stato veramente un bel game, ma qua si vede quando i G2 entrano con un piano di battaglia e lo portano a segno. Hanno sacrificato molto l'early game, ma Caps e Perks, più andava avanti la partita, Caps, più risultavano di impatto. Semplicemente Caps. Caps ha fatto un lavoro con Ryze che non aveva senso. Per i Vitality è abbastanza anacronistico perdere con un backdoor di Ryze. Già, è ironico. Sì. Oltre al danno la beffa proprio. Mi sto genuinamente sentendo male per questa partita. Non perché sono dispiaciuto del risultato, ma perché mi ha emozionato così tanto da farmi venire le palpitazioni. Avanti indietro. Non c'era la garanzia di vittoria per nessuno dei due team fino all'ultimo secondo, fino a quell'ultimo team fight in cui i G2 con il colpo di genio vanno ad assediare direttamente il Nexus con il portale dei reami di Ryze. E questi sono i G2 che riescono a mantenere le promesse fatte all'interno del video. Siamo qui per dimostrare di meritare la vittoria, siamo qui per dimostrare di essere i primi per un motivo. E i G2 non lasciano terreno. Ne lasciano di terreno in partita, ma alla fine il Nexus che esplode è quello dei Vitality. G2 bravi. Questa è una di quelle partite che commuove tanto, è stata bella. Perché al di là del vincitore, perché vincitore può fare felici i fan dei G2, può rendere meno felici i fan dei Vitality, ma questo è stato un bel League of Legends. Sì. Questo è quel livello di gioco che ti fa amare questo titolo, che ti fa amare questo campionato. È vero, perché è un livello che ogni anno è andato ad aumentare, fino a culminare in partite come queste. Ovvio, non stiamo dicendo che questa è la miglior partita che abbiamo mai visto nella nostra vita. No, ma perché però neanche è stata la più bella a livello di gioco. Perché però è bella da vedere, proprio per le emozioni che porta con sé. Esatto. Proprio per il modo in cui è stata giocata, per il modo in cui è stata affrontata, per tutto l'hype che c'era dietro a questi due team, se la sono giocata veramente da Dio. Bravi. Dovendola lanciare sull'analitico, semplicemente i G2 vanno a draftare un ottimo scaling. Avevano Ryze della loro con una build molto aggressiva e non hanno giocato bene intorno a Ryze i Vitality. Perché si sono trovati in una situazione dove prendi la corsia inferiore.